Benvenuti in questo nostro spazio dedicato alla salute e ai segreti del corpo in compagnia della professoressa Alessandra Graziottin che come sempre ringraziamo doppiamente per l'ospitalità perché ci troviamo nel suo studio milanese e perché mette a nostra disposizione la sua competenza, la sua preparazione. Grazie. E Grazie mille a voi. Grazie. Analizziamo anche oggi una patologia che riguarda il mondo, l'universo femminile, cercando di trovare quelle che sono poi le soluzioni per naturalmente stare bene e stare in salute. Oggi in particolare su che cosa mettiamo l'accento? Su una patologia molto diffusa e che soprattutto dopo la menopausa colpisce elettivamente le donne. Parliamo di artrosi. Fino ai 50 anni il rapporto tra uomini e donne è uno a uno. Ma dopo la menopausa l'artrosi nelle donne triplica. Ecco perché una ginecologa vi parlerà di artrosi con una prospettiva ginecologica perché anticipo subito un concetto molto importante. L'artrosi può essere naturalmente di natura traumatica, questa è la causa principale dell'artrosi in età giovane, ma dopo la menopausa il fattore principale è proprio la menopausa. Ossia la carenza di estrogeni, in particolare per quel 25% di donne che hanno un'artrosi familiare, genetica, il famoso gene artrosico. In realtà, che cos'è questo gene artrosico? Tra le altre cose, comporta una variazione, noi diciamo un polimorfismo, del recettore per gli estrogeni a livello dell'articolazione. Ecco perché le donne che portano questo gene hanno una maggiore vulnerabilità alla caduta degli estrogeni tipica della menopausa e sviluppano un'artrosi particolarmente aggressiva proprio a cavallo della menopausa, i primi due anni della menopausa. Pensate che questa situazione era stata descritta nel 1926 su JAMA, che è un giornale importante americano cioè scientifico, da due autori, da due medici molto bravi, Cecil e Archer, poi è stata dimenticata questa cosa. Adesso... Stiamo ristudiando accanto naturalmente a tutte le componenti mediche di tipo ortopedico, fisiatrico, reumatologico, anche la componente ormonale dell'artrosi. Ed è per questo che oggi condividiamo questa riflessione per capire che cos'è esattamente l'artrosi, che cosa comporti. Vedrete le bellissime immagini anche radiologiche che fanno capire perché poi fa così male e soprattutto in che modo. La ginecologa, il ginecologo con una terapia ormonale appropriata può integrare le altre cure di tipo fisioterapico, di tipo riabilitativo, di tipo ortopedico o fisiatrico in modo da dare la migliore salute possibile compatibilmente con il fatto che invecchiamo e che magari abbiamo anche un'artrosi tra i geni di famiglia. I numeri già ci spaventano un pochettino perché questo aumento. Ad una certa età e in un determinato periodo, per quanto riguarda appunto la donna, preoccupa assolutamente. E in questa, questa puntata ho pensato di partire con la storia di una mia paziente perché è una storia emblematica. Perché questa signora, che è una signora molto acuta, ma ha posto delle domande che secondo me interessano tutte le donne che sono in ascolto e anche gli uomini che le amano. Allora, questa signora ha 47 anni, è entrata in menopausa un anno fa, ed era una signora che amava fare jogging tutti i giorni, mezz'ora, tre quarti d'ora. Un anno dopo la menopausa si è rivolta al medico per un dolore articolare invalidante alle mani. Mi diceva, io mi sento bloccata proprio da un'armatura di ruggine, ho male alla colonna, alle ginocchia, di jogging proprio non ne parliamo più, alla mattina mi sveglio, ho le dita gonfie, rigide, una sensazione di debolezza muscolare, il che ho sempre fatto tantissimo sport impossibilità, come dicevo, a correre e proprio di sentirsi intrappolata in questa ruggine sottile che diventa anche sempre più invalidante. La densitometria ossea era normale, lei ha sempre fatto molto sport, quindi è normale che andasse tutto bene da quel punto di vista, aveva già consultato tre ortopedici e un reumatologo senza ottenere risposte su una possibile correlazione tra i suoi sintomi e la menopausa. Ecco le sue domande. Professoressa, questi sintomi sono correlati alla menopausa? E se sì, la terapia ormonale sostitutiva può attenuarli? E che cos'altro devo fare per sentirmi di nuovo bene? Mi sembrano tre domande fondamentali che ogni donna che va in menopausa e avverte questa progressiva infiammazione, perché di questo trattasi delle articolazioni pone a noi medici. Allora, intanto cosa intendiamo per artrosi, o meglio osteoartrosi. Devo dire subito che gli inglesi in questo senso come definizione sono più accurati. Perché? Perché loro parlano di osteoarthritis, quindi prima di infiammazione, quindi artrite e poi artrosi, dove artrosi in italiano indica la degenerazione dell'articolazione ma l'articolazione degenera e si altera, la vedrete delle immagini molto chiare, dopo e a causa di un'infiammazione cronica persistente. Quindi definiamo come artrosi, o meglio come artrite prima e poi artrosi, una patologia dell'articolazione che coinvolge dei processi metabolici di distruzione. E ricostruzione, ma una ricostruzione non più perfetta, dell'intera articolazione e quindi mi interessa la cartilagine, il tessuto e il fluido sinoviale, l'osso subcondrale, i legamenti e anche i muscoli che afferiscono a quella articolazione. Ovviamente, come tutte le patologie complesse, infiammatorie e poi degenerative, riconosce molte cause. Qui discutiamo in particolare della causa. Ormonale, che quindi è un cofattore. Non è l'unica, ma certamente se la togliamo di mezzo, ecco che la signora potrà camminare bene a lungo e avere molto meno dolore. Quindi possiamo contribuire a un progetto di salute anche sul fronte delle articolazioni. Quali sono i sintomi innanzitutto dell'articolazione infiammata a causa? Della carenza degli ormoni dopo la menopausa. Intanto il dolore, e abbiamo detto che il dolore è il primo segno della infiammazione. Quella familiare, in particolare, ha una caratteristica, interessa le piccole articolazioni delle mani, dei piedi e poi il ginocchio lanca oltre a questo dolore la rigidità ed è una rigidità in particolare mattutina ci svegliamo la mattina che abbiamo la sensazione proprio delle mani gonfie rigide di, di essere dei pezzi di legno come dicono i miei pazienti compromissione funzionale e poi le articolazioni si ingrossano si deformano quindi parliamo di alterazioni della forma morfologiche ma anche di ansia e depressione perché l'infiammazione va a infiammare anche il cervello causando depressione e l'ansia perché a nessuno di noi fa piacere svegliarsi ogni mattina sentendosi irrigiditi, dolenti e a volte con l'impossibilità anche di piegarsi se è interessata molto la colonna o di eseguire movimenti fini con le mani per il dolore che abbiamo. Se io guardo la mano di una signora che ha un'artrosi aggressiva, che cosa sento? Ma anche voi stessi potete farlo se avete questo tipo di dubbio di avere una artrosi che inizia a causa della menopausa. Innanzitutto il crepitio, poi la limitazione dei movimenti, la perdita del muscolini proprio e la debolezza muscolare, non si riesce neanche più ad aprire le bottiglie, il, il tappo dell'acqua minerale, il calore e allora ricordiamoci che gli antichi dicevano rubor, tumor, calor, dolor, funzione lesa. Quindi rubor, l'arrossamento perché è infiammata, il calore perché arriva più sangue a causa dell'infiammazione. Il calore va bene, il gonfiore l'abbiamo detto e la difficoltà funzionale. Poi la deformità diventa sempre più impegnativa quando l'infiammazione ha proprio alterato il rapporto tra i capi articolari e alla fine tutta l'articolazione Va in difficoltà, comporta in particolare se interessa poi le ginocchia o le articolazioni del piede, alterazioni di postura e la questione quindi si complica molto. Allora, come facciamo la diagnosi? Innanzitutto con il dolore articolare, la rigidità, la limitazione dei movimenti, l'esame obiettivo ci dà le caratteristiche che abbiamo visto e dal punto di vista radiologico c'è un criterio fondamentale, la riduzione dello spazio tra le due articolazioni che andiamo a valutare. Ovviamente abbiamo detto è multifattoriale, ma quello che ci interessa dire è che si altera, si rompe proprio questa infiammazione, altera la cartilagine, la sinovia, che è la membrana che riveste le nostre articolazioni e si formano addirittura delle calcificazioni anomale. O addirittura delle cisti ossee. Quindi è un sovvertimento, ne diciamo strutturale, di tutta l'articolazione. Quindi si può manifestare solamente ad esempio nelle mani oppure contemporaneamente anche in altre parti del corpo? Diciamo che è una domanda giustissima. Mani o piedi sono la punta dell'iceberg di un processo infiammatorio che in verità tende poi a interessare tutte le articolazioni, con un interessamento particolare delle articolazioni nelle quali noi abbiamo subito dei traumi. Per esempio, scendendo ah, mi sono rotta l'articola. Menisco, quel ginocchio che ha già delle asimmetrie di carico è più vulnerabile perché trova ad avere due fattori importanti: post-traumatico, quindi un'artrosi post-traumatica, e la componente, poi, possibile, ormonale dopo la menopausa. Questa è un'immagine bellissima che vi faremo vedere di un ginocchio, della complessità di un ginocchio, e qual è il punto? Che All'interno di questo ginocchio, questo è lo spazio articolare, è molto importante, questo è il ginocchio naturalmente, che il femore, tibia e perone abbiano una congruenza articolare perfetta, allora noi ci possiamo muovere con gioia, ballare, correre, saltare, sciare, giocare a tennis senza sentire dolore. Qual è il punto? Il movimento è importantissimo perché l'articolazione sana non è, vascolarizzata all'interno della sinovia. Se è vascolarizzata è infiammata. Se io faccio movimento fisico, lo stimolo del movimento fa migliorare il trofismo, cioè lo stato di nutrizione dei muscoli e questo fa migliorare lo stato di nutrizione dei nervi a livello della placca neuromuscolare, ma migliora anche il metabolismo e il rinnovamento di tutto il tessuto articolare. Ovviamente se non è infiammato e non è edematoso, cioè gonfio, a causa dell'infiammazione. Questa è un'immagine bellissima di un'articolazione di una falange e anche le persone che non sono radiologi vedono molto bene che la rima articolare, lo spazio quindi tra le due articolazioni, tra i due ossicini della falange, è perfettamente, si dice, conservato. Il profilo è pulito, non abbiamo becchi artrosici e la congruenza, cioè l'allineamento tra le due estremità di due ossicini a livello dell'articolazione è perfetto. Guardate cosa succede in uno dito colpito da artrosi. Voi vedete innanzitutto lo spazio articolare praticamente non c'è quasi più, l'allineamento è perduto, queste alterazioni si chiamano becchi artrosici, sono spesso calcificati perché il calcio si deposita nel posto sbagliato. Tanto è vero, quando io guardo la densitometria delle mie pazienti, la guardo sempre personalmente perché non mi interessa solo vedere se c'è osteopenia o osteoporosi e dove ho i segmenti più colpiti ma anche vedere se c'è artrosi, perché magari la densità ossea è buona, ma c'è un'artrosi pazzesca, la signora ha tantissimo dolore e da cosa me ne accorgo? Dal fatto che c'è una maggiore densità a livello delle articolazioni per esempio della, tra una vertebra e l'altra oppure a livello per esempio dell'anca se noi chiediamo una densitometria vertebrale e femorale guardate questo ginocchio normale di nuovo veramente anche un bambino dice che è bello nel senso la rima articolare è perfetta la congruenza delle due articolazioni stupenda, il profilo della sinovia regolarissimo e non abbiamo assolutamente becchi artrosici. Guardate questo povero ginocchio: che disastro! Qui la rima è saltata nella parte alla vostra sinistra, guardando. C'è una asimmetria di carico, e questo comporta un'altra conseguenza molto importante, le alterazioni di postura. Quindi, ci troveremo poi in una serie di compensi a livello di anca, a livello di colonna, a livello addirittura di spalle e poi perfino le cefalee, per cui tutto il nostro corpo rivela che gli errori di postura, d'articolazione infiammata, si ripercuotono nel tempo a carico di tante altre unità, finendo per creare uno stato di malattia. E questa sensazione veramente di armatura di urgine. Per spiegare bene quello che dicevo, c'è questo schemino fantastico che ci fa capire che cosa? Che nel momento in cui noi abbiamo un'artrosi, questi sono di nuovo i capi articolari del ginocchio, abbiamo che si perde la stabilità del ginocchio, si perde la congruenza, cioè la perfetta capacità delle delle due estremità ossee di muoversi l'una sull'altra, la distribuzione della pressione a livello dell'articolazione non è più omogenea e quindi andrà in sofferenza una parte rispetto all'altra. Il bilanciamento neuromuscolare viene a soffrire e anche, alla fine, l'allineamento dei capi articolari. Quindi noi ci rendiamo conto che questa artrosi, che sembra una cosa ineludibile dell'imbecchiamento, non è così. Possiamo rallentarne enormemente la progressione, ma è chiaro se interveniamo su un ginocchio che comincia ad essere infiammato, su una mano che comincia ad essere infiammata. Quando io ho questa situazione, purtroppo il mio spazio di intervento medico, farmacologico, ed eventualmente chirurgico, andiamo a finire poi sulla protesi, perché possibilità di altri tipi di recupero non ci sono più perché l'articolazione è completamente deformata. Quindi anche in caso dell'articolazione diagnosi precoce perché quanto prima interveniamo, tante maggiori possibilità di cura e di mantenimento di una buona autonomia funzionale noi possiamo avere. Possiamo parlare di rallentamento quindi? Assolutamente di un rallentamento ma anche molto molto importante. Non solo, per esempio, vengono queste signore che, hanno, che sono andate in menopausa. Magari, mi ricordo un caso molto preciso, questa signora aveva preso la pillola contracettiva, quella con l'estradiolo valerato, fino ai 50 anni, una pillola approvata fino ai 50 anni, e con quel livello stabile di estrogeni, 50 picorambi, questa signora stava benissimo, una ragazza. Dopodiché mi dice, ma no, sa professoressa, a me l'idea delle terapie ormonali per la menopausa non piace, preferisco non farle. Io non insisto mai, dico, signora va bene, vediamo come sta. Nel caso, siccome secondo le linee guida internazionali si può iniziare la terapia entro dieci anni dalla menopausa, comunque prima dei sessanti, dico: vabbè, vediamo il primo anno come va. Tempo otto mesi è tornata, mi detto, professoressa, per carità del Signore, dice, io non riesco più ad alzarmi dalle sedie. E mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito, quando usciva a cena, perché aveva un lavoro di rappresentanza faceva talmente fatica ad alzarsi dalla sedia, cosa che la imbarazzava molto, perché è una bella donna, 50 anni, ma non le dimostrava nemmeno, curata, elegante e tutto, e diceva, io mi sento una vecchia di 80 anni. E allora ha detto, faccio cadere delle cose per avere il tempo di abbassarmi e avere una motivazione, no? Ad abbassarmi e poi appoggiarmi e tirarmi su in modo da non dare troppo nell'occhio. E cioè, allora cosa posso fare? Dico signora, il suo corpo glielo sta dicendo, cioè i sintomi sono richieste di aiuto che il nostro corpo ci fa. Ovviamente dico lei ha superato i 50 anni, adesso non c'è più l'indicazione alla pillola, bensì a una terapia ormonale sostitutiva, io le do una terapia la più vicina alla combinazione che lei ha utilizzato che le faceva stare così bene siccome nel lungo termine la cosa migliore è il cerottino oppure il gel dico benissimo partiamo con un bel cerottino a bassa dose di estrogeno lo cambio una volta alla settimana e progesterone naturale tempo tre mesi ma detto professoressa l'armatura è andata via ecco lì è venuta subito e abbiamo potuto recuperare una situazione ottimale. Poi naturalmente con i consigli alimentari appropriati, l'attività fisica, la glucosamina come vedremo, l'acido ialuronico, cioè possiamo fare anche altre cose, la vitamina D che è importantissima, ma in questo caso questa signora è di quel gruppo del 25% che hanno un'esplosione di artrosi a cavallo della menopausa, ma se io intervengo 8 anni dopo, ragazzi, spazio per tornare indietro non ne ho quasi più. Di nuovo il tempo in medicina è fondamentale come del resto nella vita. Diagnosi precoci, grande spazio di manovra terapeutica. Diagnosi tardive si fa quel che si può. Ecco perché è così importante, vi ringrazio per l'opportunità condividere queste conoscenze perché portano ad aumentare anche la nostra capacità di essere protagonisti della nostra salute con le giuste informazioni. Con i giusti stili di vita e naturalmente con l'aiuto farmacologico-terapeutico che oggi i medici possono dare, perché la medicina ha fatto veramente passi da gigante. Anche consapevoli. Del... Assolutamente. E voglio farvi vedere anche, se posso, delle bellissime immagini che ho avuto grazie a un'amica tedesca che mi ha dato queste immagini di, per esempio, artroscopie. E voi vedete qui. Dando, quando il medico va a vedere cosa c'è dentro l'articolazione, voi vedete tutte queste irregolarità proprio perché l'articolazione è infiammata e si sta deformando. E se andiamo a fare addirittura, pensate, le biopsie, questa è un'articolazione con una cartilagine normale che prende questo colore rosa e soprattutto anche uno non esperto vede che c'è una bella regolarità di questo tessuto e qui la linea è perfetta. Guardate invece cosa succede in una articolazione che ha una osteoartrite, che ha un'artrite da carenza ormonale che poi andrà in degenerazione artrosi. Voi vedete che è tutto sovvertito e soprattutto questa linea di celluline comincia a essere vascolarizzata, ossia il processo infiammatorio è molto avanzato e fa fatica poi a tornare indietro. Allora, la domanda della signora c'è un rapporto tra menopausa e questa artrosi galoppante che mi è venuta? Assolutamente sì. Le evidenze sono epidemiologiche, cliniche, abbiamo degli studi osservazionali, la ricerca genetica te lo, ce lo conferma e anche dati biochimici. Cosa vi posso dire anche? Pensate che l'artrosi, che è così trascurata, è la seconda patologia più diffusa dopo l'ischemia cardiaca nelle persone tra i 45 e i 59 anni nei paesi ad alto reddito ed è la terza patologia per diffusione nei paesi a basso reddito dopo l'ischemia cardiaca e le malattie cerebrovascolari. Anche qui numeri quasi impressionanti. Sono numeri dire. davvero impressionanti e noi veniamo... Io mi ricordo che mia nonna aveva una grande artrosi, ecco perché ho approfondito questa cosa, perché volevo sapere tutto per stare bene, visto che amo anche molto lo sport, e soprattutto mi ricordo mia nonna, che era una donna straordinaria, che mi ha adorata, e che io ho adorato naturalmente, che aveva queste mani rovinate dall'artrosi, e diceva sempre mi tanto male, ma era una poi che non si lamentava, ma io ho realizzato che noi eravamo abituati che tutte le nostre nonne quasi avevano l'artrosi, come se fosse ineludibile. Siccome io per carattere penso che di ineludibile c'è solo la morte e invece come medico posso cambiare le cose, tanto prima tanto meglio. Ho studiato tantissimo, ma ancora da tanti anni l'artrosi, ecco perché ho un pochino questa conoscenza abbastanza particolare e questo dato che ho già detto all'inizio, ma che è fondamentale, che fino ai 50 anni uomini e donne hanno la stessa Prevalenza, diciamo, il rapporto è uno a uno di artrosi, ma dopo i 50 anni nelle donne triplica. Se a qualcuno viene un dubbio che la menopausa non c'entri, mi sembra evidente. Se una patologia triplica dopo un evento biologico netto, come la menopausa, è evidente che gli ormoni c'entrano e come? Quindi, questa è la prima evidenza in risposta alla signora che ci ha fatto questa domanda. Secondo, non è che noi siamo delle articolazioni che camminano, è chiaro. Che se io ho molto dolore non faccio attività fisica ho posture alterate sono depressa tendo a mangiare di più per compensazione quindi molto spesso noi vediamo che le signore artrosiche sono anche sovrappeso obese ma è anche vero l'inverso che sovrappeso e obesità sono un altro fattore predisponente all'artrosi perché caricano ulteriormente le articolazioni. L'esempio che io faccio al signore, se sono alte come me, 1,64 e pesano 80 kg, 83 pesano 30 kg più di me. Vuol dire uno zaino di 30 kg sulle spalle. Io non farei un passo onestamente. Quindi, alleggerire il peso con un'alimentazione appropriata, con diete appropriate e con un'attività fisica compatibile. Per esempio, ci sono persone che hanno un tale male ai piedi, professore, io non posso camminare. Allora se riescono a fare la cyclette bene, e altrimenti benissimo la ginnastica in acqua, in piscina, perché questo ci consente di muovere tutte le articolazioni, tra virgolette, senza carico, ma di mantenere quel trofismo, quella nutrizione, quello stimolo alla muscolatura, che evita poi l'altra patologia associata, che è la perdita di muscolo, quindi la sarcopenia, e la perdita di osso, quindi l'osteopenia, e l'osteoporosi. Quindi sono poi tutte patologie a carico del sistema motorio che però ci portano a non riuscire più a uscire di casa e quindi a essere dipendenti, non più autonomi, soprattutto con una vita segnata dal dolore, dalla sofferenza e dall'immobilità invece che dal piacere di vivere compatibilmente naturalmente con l'età. Una signora anziana che aveva invece un'osteopenia e poi un'osteoporosi molto grave curata bene con i suoi ormolcini oltre a tutte le altre cose, mi ha detto prima mi fratturavo scendendo le scale, 80 anni, adesso corro anche dietro al tram. Alla mia età questa è la felicità. Bellissima dunque questa immagine, in conclusione cosa possiamo aggiungere per quanto riguarda magari quelle piccole pratiche quotidiane da parte delle donne, magari legate come dicevamo agli stili di vita, quindi al movimento, ma anche all'alimentazione o, o cosa altro? Allora, innanzitutto ricordiamoci che la vitamina D è una grande alleata della salute dell'osso, dei muscoli, ma anche delle articolazioni. Quindi tutte noi, io la prendo e la consiglio a tutte le mie pazienti, oltre che a tutti i miei familiari, da settembre-ottobre fino a giugno, mi raccomando, la vitamina D, la dose media che diamo è sui 50.000 unità internazionali se la donna è sovrappeso o appartiene alle cosiddette fast loser, quelle che ne usano di più, anche 100.000 al mese. Ogni buon medico di famiglia oggi la prescrive. Poi l'alimentazione su questo molti ritengono che, per esempio, un'alimentazione ricca di formaggi sia molto negativa per la salute dell'articolazione, perché è un'alimentazione pro infiammatoria Allora è meglio avere. Per esempio utilizzare del calcio a buon assorbimento che ci aiuta a livello del microbiota intestinale ma anche a livello delle articolazioni. In quale quantità? Attorno agli 800 mg al giorno, io considero sempre frazionati in due somministrazioni, sempre con un bicchiere d'acqua, sempre a stomaco pieno, mai prendere il calcio da solo perché questo mi dà un picco plasmatico e tende ad andarmi più sulle articolazioni infiammate che non nell'osso dove dovrebbe andare. Poi, anche altra piccola accortezza, non prendere il calcio quando assumiamo, per esempio, la carne, perché altrimenti ferro e calcio si legano e non assorbo più né questo né quello. Quindi, magari, meglio prendere al mattino e alla sera il calcio e a pranzo il ferro, gli alimenti ricchi di ferro. Questi sono piccoli proprio suggerimenti. Poi, attenzione alle calorie, quindi dobbiamo diventare tutti più sobri. Ricordiamoci che il nostro metabolismo si rallenta del 10% ogni 10 anni dai 20 anni in poi e con la menopausa zacchete 20% in meno, quindi vuol dire che io a 50 anni devo già mangiare 50% in meno di quello che mangiavo a 20 anni, tenendo presente che i giovani si muovono molto di più. Quindi mantenere una discreta attività fisica ma comunque una maggiore sobrietà, che non significa diventare assolutamente così anorestici, no, ma scegliere quegli alimenti che nutrono il nostro benessere, fanno stare bene il nostro microbiota, ne parleremo, ossia tutti i microorganismi che abitano il nostro intestino, con quella variabilità di calorie che se facciamo festa al compleanno della mamma, della zia ma facciamo festa a tutti quanti però una generale sobrietà quindi queste sono le attenzioni diciamo più importanti è un movimento fisico compatibile col fatto che nell'infiammazione acuta è meglio farlo senza carico questa è l'altra cosa e poi fondamentale avere l'ortopedico il fisiatra la fisioterapista di fiducia io parlo per la componente ormonale vi voglio dire che abbiamo una serie di studi soprattutto agli anni 90 perché poi con il terrorismo che è stato fatto sono stati bloccati anche questi che hanno dimostrato Valutando come criterio la rima articolare, che la terapia ormonale riduceva la progressione dell'artrosi dal 30 al 60% a seconda degli studi. Quindi abbiamo dei dati molto solidi, un po' vecchiotti, ma quelli sono. Che ci confermano che la terapia ormonale effettivamente è un grosso aiuto e poi c'è la clinica vi posso dire che donne dico professoressa sono miracolata perché da avere questa armatura di ruggine a tornare a muoversi liberamente addirittura il marito di quella famosa signora mm -hmm. che l'ha accompagnata ho detto a mia moglie guai a te se muovi ancora la terapia ormonale già che dici mm -hmm. è una moglie con cui andiamo a sciare abbiamo sempre fatto sport insieme viaggiamo uno spettacolo in questi otto mesi non la riconoscevo più e non è una che si lamenta, ma vedevo che non riusciva a camminare. Dico "Ti basta così poco per star bene? Ma fa sta cura e continuiamo a goderci la vita insieme". Questo per dire che poi questo tipo di patologia che non ha la gravità del tumore per carità o della malattia neurodegenerativa, ma ti riempie di dolore, rovina la vita personale e anche quella della famiglia. E di converso, curate bene, diventiamo delle farfalle felici o restiamo delle farfalle felici e ci godiamo la vita anche facendo molto sport. Ringraziamo come sempre la professoressa Alessandra Graziottin. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e arrivederci. Grazie a voi.